Allora, ragazzi, sentite cosa vi leggo adesso. In questo momento, biohacking. Ti piace, Viola, come l'ho detto? Allora, avevamo anche la voce, eh? Perché lui è in grande sentiamo spolvero. Come lo dice lui. I want to talk about biohacking and anti-aging is all the rage right now. We're spending over 100... Va bene. Se vuoi lo dico in inglese, biohacking. Comunque, in questo momento il biohacking e la guerra all'invecchiamento sono temi caldissimi. Vi dico solo che negli Stati Uniti si spendono 100 miliardi di dollari all'anno per migliorare le prestazioni del nostro corpo e tentare di allungarci la vita il più possibile. Cerotti anti-age, quindi anti-invecchiamento, testosterone, farmaci antivirali, metformina, cellule staminali e attenzione, niente di tutto questo a garanzia di riuscita. Nessun rimedio ha ancora mostrato il potere di rallentare, arrestare e tantomeno invertire il processo di invecchiamento. Dall'altra parte puoi fare una cosa semplice invece, quanto trovarti tre buoni amici su cui puoi contare e che possono contare su di te per aggiungere 8 anni alle tue aspettative di vita rispetto a chi non ha amici. Tre amici fa 8 anni, eh? Quindi per esempio io magari ne ho 6, fa 16 anni. No, vedi già lì. No, non è un'equazione. No. Ok. E poi tieniti forte, secondo numerosi studi, e quindi questi sono studi, non ipotesi, se piano piano adotti una dieta vegetariana, cioè invecchiando riduci la carne in sostanza, aggiungerai 10 anni alle tue aspettative di vita rispetto all'americano, all'italiano, al tedesco, al francese medio. Non solo, alzati la mattina con una motivazione chiara in testa, uno scopo preciso. Questo aumenterà la tua aspettativa di vita di 7 anni rispetto a chi vive per inerzia. Dan Buettner. Sì. Dan Buettner. Sì. Oh, sai cosa nella vita per star bene? Semplice, ci vuole un amico. Tre. Adesso chiamiamo Antonello e diciamo la puoi riscrivere? Ci vorrebbero 3 amici.